Un branco di selvaggi con lance di legno e scudi di cuoio si trova a dover affrontare uno dei più temuti eserciti europei, dotato di armi da fuoco moderne e cannoni. L'esito è ovvio, o forse no. Bentornati su Hotchpotch e su Historie. In questa rubrica vi avevo promesso che avremmo attraversato i continenti e i secoli e non posso che mantenere la parola. Siamo partiti nella Roma imperiale, poi siamo passati al Messico del 1500 ed infine siamo arrivati nell'Europa rinascimentale. Sicuramente torneremo indietro nel tempo, ma per adesso facciamo un altro salto in avanti e andiamo più a sud. Molto più a sud. Ah, tra l'altro, prima di iniziare, l'altra volta un ragazzo a cui dà particolarmente fastidio la mia remoscia si è triggerato un sacco sentendomi dire la parola guerrieri, quindi per evitare di farlo innervosire ulteriormente, cercherò di evitarla il più possibile in questo video. In questa rubrica parliamo di guerra e di guerrieri, e i guerrieri di cui parliamo oggi sono certamente i guerrieri più famosi del continente africano, quindi non potevamo finire questa rassegna di guerrieri senza parlare di questi guerrieri. Comunque, scemenza a parte, oggi parliamo di un argomento che a scuola si studia pochissimo, quindi direi di partire dal creare un pochino di contesto per capire in quale ambientazione si svolge la nostra storia. Come certamente saprete, dal XVI al XIX secolo l'Africa subisce quella che è una vera e propria invasione da parte di alcuni stati europei, che con il pretesto di portare la civiltà alle popolazioni indigene si dedicano allo sfruttamento del territorio e delle risorse del ricco continente africano. Questo processo ha il proprio apice nel 1800, quando il colonialismo si trasforma in imperialismo, ovvero in una corsa disperata all'accaparrarsi più colonie possibili, il che spesso si traduce in violenti scontri con le popolazioni locali che vengono immancabilmente schiacciate da un divario tecnologico enorme. Il dominio europeo in Africa è brutale. Se da un lato le condizioni di vita di alcuni individui hanno un lieve miglioramento, d'altro canto è comune la convinzione che i neri siano in tutto e per tutto inferiori ai bianchi, convinzione che alimenta deportazioni, genocidi, persecuzioni di vario genere e altre cose particolarmente divertenti di questo tipo, che diventano praticamente la norma. È in questo scenario particolarmente allegro che inizia la nostra storia. Siamo in Sudafrica, nella seconda metà del 1800, nel cuore dell'impero Zulu, o Zulu, se vogliamo pronunciarlo come gli europei dell'epoca, che usavano questa parola anche come offesa, quindi la pronunceremo con la dizione più moderna. Comunque, chi sono queste persone? Fino alla fine del 1700 gli Zulu non sono altro che una delle molteplici etnie che abita il Sudafrica. Vivono in stato seminomade e ogni tanto si scontrano con le popolazioni vicine. Ma tutto questo è destinato a cambiare nel momento in cui arriva quello che viene chiamato il Napoleone africano, uno dei più grandi condottieri della storia. Sto parlando di Shaka, un uomo che decisamente merita una puntata di Vite Svitate, infatti sto cercando di convincere Malta che è lì dietro a parlarvi di lui. Comunque, quello che interessa a noi è che Shaka rivoluziona la società e l'esercito del suo clan, trasformandolo da piccolo gruppo tribale a macchina da guerra spaventosa. Organizza le sue armate in reggimenti, ognuno con i propri simboli e i propri ornamenti, insegna ai propri generali delle tattiche innovative e in pochi anni fonda un vero e proprio impero, costringendo i propri nemici a fuggire verso i territori degli europei oppure ad unirsi al suo esercito. Man mano che conquista, Shaka aumenta il numero di uomini sotto il suo comando, e non sono uomini qualunque. I sovrani Zulu hanno a loro disposizione i soldati meglio addestrati del continente, organizzati in reggimenti chiamati Impi o Ibuto in lingua Zulu. Sotto la guida di Shaka, i soldati Zulu iniziano a combattere con delle lance corte dette Ilkwa, un nome che vuole richiamare il suono di una lama che viene estratta dalla carne, accoppiate a dei grossi scudi ovali fatti di cuoio e di legno. Si tratta di fanteria leggera, mobile e versatile, che mostra tutto quanto il suo potenziale quando mette in atto la manovra preferita di Shaka. È una tattica piuttosto caratteristica, in cui i soldati più esperti vengono schierati al centro e i più giovani sui lati, molto avanzati rispetto al centro, a formare quella che dall'alto sembrerebbe una formazione a corna di bufalo. Mentre il centro ingaggia il nemico, le corna di bufalo lo accerchiano e si stringono per colpirlo sui lati e impedirgli la ritirata. Questa tattica, per risultare efficace, ha bisogno di un altissimo grado di addestramento delle truppe e di un'esecuzione fulminea, che all'epoca coglieva i nemici completamente impreparati. Capite quindi che, anche dopo la morte di Shaka, gli europei non siano esattamente entusiasti all'idea di avere dei nemici del genere in Africa. Sono abituati a falcidiare chiunque si metta sulla loro strada, ma gli Zulu non sono come tutti gli altri e rischiano di dimostrarsi dei veri ossiduri. Durante i primi contatti, gli inglesi cercano di portare avanti trattative per via diplomatica, ma pensate un po', gli Zulu non hanno proprio intenzione di abbandonare le loro terre e diventare schiavi.
Incredibile. Ora, nel Sudafrica del 1800 ci sono due gruppi di europei. I primi sono i Boeri, che sono dei contadini olandesi che hanno fondato delle repubbliche indipendenti nella zona. E gli altri sono i britannici, che hanno deciso di reclamare i territori per sé. Quindi, per prima cosa, gli inglesi convincono i Boeri a rinunciare alla loro indipendenza e poi iniziano a guardare male le popolazioni locali. Ci sono varie tribù di nativi e poi ci sono gli Zulu, che sono proprio sul confine orientale della colonia, a cui viene chiesto di smantellare l'esercito. Il re degli Zulu gli fa una gran pernacchia e nel 1879 gli inglesi aprono le ostilità. In zona gli inglesi non hanno un grande esercito e per la maggior parte esso è costituito da indigeni addestrati alla belle meglio. Tuttavia, per almeno un terzo, si tratta dei fucilieri più detestati dell'intera Europa. Prendete dei soldati ben addestrati, riempiteli di orgoglio fino al limite della superbia, inseriteli in una macchina bellica ben oliata da secoli di guerra in tutto il mondo e date loro le armi più moderne a disposizione del paese più ricco del pianeta. Vi presento le Aragoste. Ok, ammetto che Aragoste non è il nome ufficiale, ma un nomignolo che gli americani hanno dato ai soldati inglesi che voi più probabilmente conoscete come giubbe rosse, a causa, indovinate un po', del colore rosso acceso delle loro uniformi. Queste uniformi sono incredibilmente riconoscibili e, unite alla fama della fanteria britannica dell'epoca, servono principalmente a far dire al nemico «Mannaggia, arrivano gli inglesi!» e, tra le altre cose, servono anche ad evitare che i soldati sparino ai loro compagni nel mezzo del fumo della polvere da sparo, che, prima dell'invenzione della polvere in fume, era un problema non da poco. Però gli inglesi sono sempre i soliti sboroni e quindi si sono inventati la storia che le divise rosse servono a nascondere le macchie di sangue dei soldati feriti in modo tale da non demoralizzare le altre truppe. In realtà è un po' una minchiata e le usavano semplicemente per farsi riconoscere. Comunque, torniamo alla nostra storia. Abbiamo detto che è il 1879 e che ora gli inglesi e gli Zulu sono in guerra. Da una parte abbiamo le giubbe rosse che hanno il supporto di artiglieria, cavalleria e di soldati indigeni. Dall'altra parte abbiamo gli Zulu, che dalla loro hanno la superiorità numerica, ma combattono ancora con lance e scudi di legno. Sia chiaro, gli Zulu hanno a loro disposizione alcune vecchie armi da fuoco, e non è che serva un genio a puntare in una direzione generica per un grilletto. Tuttavia non hanno l'addestramento necessario ad utilizzarle in modo efficace, e quindi continuano a combattere con le armi e le tattiche che hanno utilizzato per secoli e che conoscono bene. Comunque, il re degli Zulu non è uno stupido, ed è perfettamente consapevole di quanto si trovi in svantaggio, quindi si prepara a difendere il suo regno con le unghie e con i denti, combattendo contro un nemico infinitamente più potente, ma che pecca di superbia. È ovvio che i generali inglesi, vedendo questo gruppo di selvaggi, si convincono di poterli distruggere e tornare a casa in tempo per il tè delle 5. Pensate che sono talmente sicuri di sé che un comandante arriva persino ad affermare: «La mia unica paura è che gli Zulu non vogliano combattere». Alla prima occasione, gli inglesi cercano di ingaggiare gli Zulu in campo aperto, ai piedi della collina di Sanluana. Tuttavia, immediatamente gli scout iniziano a inviare al loro generale informazioni contraddittorie. Continuano ad avvistare contingenti di Zulu in posizioni diverse, quindi vengono inviati alcuni reggimenti in difesa dell'avanguardia, per evitare che gli Zulu possano accerchiarla. Tuttavia, i generali sottovalutano di molto la mobilità e l'aggressività dell'esercito Zulu, che non sta puntando alla loro avanguardia, bensì al loro campo principale. Con il loro diversivo, gli Zulu sono riusciti ad estendere le linee nemiche e a dividere gli inglesi in piccoli gruppi, lontani dalle fortificazioni e dalle linee di rifornimento. Immediatamente le armate Zulu piombano sul campo inglese, adottando la consueta tattica corna di bufalo. Caricano senza esitazione contro le linee di fucilieri, mettendo a dura prova le loro riserve di munizioni. Le truppe più avanzate degli inglesi cercano di ritirarsi verso il campo, ma vengono infine travolte e l'accampamento circondato. Un ufficiale presente sul luogo ci racconta che in quel momento il cielo si oscura. Ci sta descrivendo un'eclisse parziale di sole che avviene esattamente in quelle ore. Quando il sole torna a fare capolino, l'accampamento è già piombato nel silenzio. La sconfitta di Sanluana vibra un colpo durissimo al morale e all'orgoglio inglese. Migliaia di Zulu cadono durante l'assalto, ma come da tradizione, i superstiti non fanno prigionieri. Solo qualche dozzina di soldati inglesi riesce a fuggire dal campo. Alcuni superstiti portano la notizia della disfatta alla vicina base di Rorksdrift, dove sperano di trovare salvezza. Tuttavia, circa 4.000 Zulu sono già sulle loro tracce. Si tratta di uomini che sono rimasti tra le riserve durante la battaglia precedente e che ora sono desiderosi di sporcarsi le mani. In fondo, gli è appena stata negata una vittoria gloriosa.
Dovete sapere che nella società Zulu solo i veterani di guerra che hanno conquistato la gloria in battaglia sono considerati degni di sposarsi e di portare lo scudo bianco, che è un simbolo di grandissimo onore. Quindi i giovani guerrieri sono più che volenterosi di dimostrare il loro valore in battaglia. Questo esercito è guidato dal fratello del re degli Zulu, che ha il preciso compito di tagliare le comunicazioni verso Rockstreet. Tuttavia, infervorato dalla vittoria precedente e desideroso di chiudere i conti con gli inglesi, il principe contravviene direttamente agli ordini del fratello e decide di lanciare un assalto verso la base, che in fondo è costituita solo da una coppia di casupole che fungono da magazzino e da ospedale. In fretta e furia, gli inglesi organizzano delle fortificazioni improvvisate, costruendo dei muri con sacchi e scatole di provviste, e scavando dei fori nelle pareti degli edifici, da usare come feritoie per sparare ai nemici. Sono pochi, impauriti e hanno pochissime ore di tempo per prepararsi. La rapidità nei movimenti degli Zulu li sta per travolgere ancora una volta. Alla vista dell'esercito nemico, la cavalleria e i contingenti indigeni alleati degli inglesi si danno alla fuga. Ora la loro inferiorità numerica è veramente ridicola. Sono solo 154 contro migliaia di Zulu e molti di loro sono feriti, civili o pazienti dell'ospedale. In questa situazione tragica la battaglia ha inizio. Rapidamente gli Zulu accerchiano le fortificazioni, attaccando da tutti i lati, mentre alcuni di loro si dedicano al provare le nuove armi da fuoco saccheggiate ai Sandulwana. Sotto il fuoco inglese, gli Zulu si lanciano alla carica, incoraggiati dalle loro agghiaccianti grida di guerra. I fucili martinieri degli inglesi sono abbastanza potenti da spezzare i loro scudi e uccidere i soldati che corrono di copertura in copertura, arrivando infine alla base delle mura. In pochi istanti, alcuni uomini raggiungono le fortificazioni nella zona dell'ospedale. La scena è spaventosa. Gli Zulu scavalcano le barricate calpestando i morti e i feriti, mentre cercano di afferrare i fucili degli inglesi che spuntano dalle feritoie e di trucidare i difensori, che li ricacciano indietro sparando a bruciapelo. Più volte vengono respinti, ma infine l'assalto si trasforma in una mischia caotica fatta di lance, scudi e baionette, mentre l'ospedale viene dato alle fiamme. I difensori si fanno strada tra il fuoco e i nemici, trascinando con sé i feriti e ritirandosi nel cortile interno del magazzino, l'unica zona ancora difendibile. I capi Zulu iniziano a spazientirsi. La battaglia doveva essere semplice, eppure i difensori continuano a resistere e a respingere i loro attacchi. Ormai non c'è più spazio per le manovre tattiche. Lo scontro si è trasformato in un assalto furioso, con onde di guerrieri che si infrangono sulle barricate nemiche. Dalle 4 di pomeriggio fino alle 2 di notte, gli Zulu proseguono con una carica ininterrotta, perdendo centinaia di uomini ma mettendo a durissima prova gli inglesi, che ora sono stremati per aver combattuto senza sosta per 10 ore contro nemici che sembrano infiniti e con munizioni praticamente esaurite. Verso le 3 di notte l'offensiva viene interrotta, ma dall'oscurità continuano a levarsi minacciosi canti di guerra che fanno da sottofondo ai lamenti dei feriti. Inutile dire che questa notte nessuno chiuderà occhio. All'alba però gli Zulu sembrano scomparsi. Di colpo eccoli riapparire in lontananza, ma contro ogni pronostico iniziano a ritirarsi. Anche loro sono stremati, hanno marciato per giorni e non hanno più provviste, mancando loro un apparato logistico paragonabile a quello inglese. Sono stanchi, affamati e hanno perso migliaia di uomini sul campo di battaglia, e altrettanti sono rimasti feriti. La battaglia di Rockstreet diventa parte dell'immaginario collettivo inglese, che preferisce concentrarsi sugli atti di coraggio ed eroismo di quei pochi uomini, piuttosto che sulla sconfitta clamorosa del giorno precedente. Quei soldati così impavidi vengono inondati di onorificenze militari, e l'orgoglio britannico è ripristinato. Inevitabilmente la guerra continuerà volgendo a favore degli inglesi, che hanno risorse economiche e belliche sproporzionate rispetto a quelle dei popoli indigeni. Tuttavia, gli Zulu non cadranno senza combattere, continuando ad infliggere sconfitte brucianti ai britannici, che rimarranno fortemente scottati da questa guerra così impari eppure così combattuta. La terra degli Zulu alla fine cadde in mano agli inglesi, che instaurarono un regime coloniale durissimo e si vendicarono sulle popolazioni locali, gettando la base per quello che sarà un secolo di apartheid. Tuttavia, la dignità degli Zulu non venne mai spezzata, e anzi, ancora oggi questo popolo porta avanti le sue tradizioni con grande fierezza. Eccoci giunti alla fine di questo racconto, un po' lungo ma spero interessante. Al solito, siamo su internet quindi mi tocca dirlo. Evitate commenti stupidi, se state per dire qualcosa che potrebbe uscire dalla bocca di un razzista inglese del 1800, tenetelo per voi. Tutti gli altri usate liberamente la sezione commenti, che è ciò che rende YouTube così interessante.
Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se vi va lasciate un like, che la scorsa puntata di questa rubrica è andata veramente bene e ne sono rimasto particolarmente contento. Sono contenuti piuttosto impegnativi, quindi sono felice di vedere che c'è qualcuno che li apprezza. A proposito di commenti, vi lascio in descrizione e nel primo commento il link alla pagina Facebook dei nostri amici dei I Grandi Matti della Storia, che in questo periodo ci hanno aiutato un sacco a far crescere questo progetto. Passate a salutarli da parte nostra perché se vi piacciono i video di questa rubrica sicuramente apprezzerete anche i loro contenuti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video lunghissimo. E vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto e di seguirci anche sui social in modo tale da non perdervi i prossimi video. Fino ad allora, fate i bravi e non dichiarate guerre coloniali a gente in grado di farvi a pezzi.